La domanda che mi frullava nella testa in questi giorni è: ma i musei possono fare a meno delle nuove generazioni? La risposta è ovvia, certo che no, ma allora quello che mi chiedo è perché si ostinano a non prendere in considerazione il fatto che in qualche modo, se vogliono rivolgersi ai millennials, devono parlare la loro lingua, devono creare un engagement con loro, devono riuscire in qualche modo a coinvolgerli. I motivi sono tanti, ne abbiamo parlato più volte, li abbiamo affrontati in diverse occasioni, in preparazione del management, mancanza di visione, vecchiume dell'istituzione. Però non stiamo ovviamente a piangerci addosso, ma cerchiamo invece di capire quali potrebbero essere le strade per avvicinare di più le nuove generazioni. Guardavo un video interessantissimo di Fabio Viola, vi metto il link nelle descrizioni su YouTube, in cui parla fra le altre cose della sempre maggiore liquidità che ci dovrebbe essere fra chi produce la cultura e chi fruisce la cultura. Questo è un concetto molto interessante che dovrebbe essere un po' alla base di una rivoluzione totale della modalità di fruizione di un museo. Quindi la domanda è: come posso fare a tenere coinvolti per esempio i millennials della mia città e fare in modo che non vengano solo una volta nella loro vita a vedere il museo, ma piuttosto che tornino periodicamente, che si affezionino, che diventino realmente fans del mio museo? Sappiamo tutti benissimo che i biglietti non sono mai sufficienti a rendere sostenibile un'istituzione culturale. Allora perché non pensare a nuovi modelli di business più vicini alle abitudini e alle attitudini delle nuove generazioni? Roberto Grandi, il presidente dell'istituzione Bologna Musei, nell'intervista che abbiamo fatto qualche mese fa, diceva che bisognerebbe andare al museo anche solo per un quarto d'ora, anche a vedere solo tre o quattro cose e poi magari uscire e andare a fare altro, per poi tornare magari il fine settimana successivo e vedere qualcos'altro. È ovvio che questo sistema non può funzionare se ogni volta devo sborsare 12-15 euro per entrare, però se io fossi un fan del museo e avessi una sorta di abbonamento che mi permettesse di entrare quando mi pare, di poter prendere parte alle iniziative del museo, allora il gioco è fatto. Non a caso Fabio Viola nel suo video porta proprio ad esempio il modello dei videogame. Qual è il sistema? Oggi non paghi più per comprare il videogame, è gratuito, te lo scarichi gratuitamente e nonostante questo l'industria del videogame è quella che fattura più di ogni altra cosa al mondo. Quindi guardare a questo modello è sicuramente interessante perché è quello che le nuove generazioni hanno nella testa. Tutto oggi sta diventando un po' così, fra un po' non compreremo più niente, ma pagheremo tante piccole quote mensili o annuali per avere accesso a tante cose o possedere tante cose, software, giochi, palestra, ci si abbonerà a tutto, probabilmente anche alla macchina o alla casa prima o poi. E allora perché non abbonarsi anche al museo e fare in modo che gli abbonati, proprio come nei videogame, possano interagire sempre di più con l'ambiente, con le opere, con i contenuti, possano scegliere quanto stare dentro, essere a loro volta creatori di contenuti, mentors per i nuovi visitatori, ambassadors per chi ancora non ci conosce e soprattutto come nei videogame bisognerebbe dar loro la possibilità di comprare quello che gli serve in quel momento, che so, l'accesso ad una stanza chiusa, la visione di un'opera in particolare, dei contenuti aggiuntivi, insomma, con un po' di fantasia si potrebbe andare avanti a immaginare mille altre cose. Nei videogame i ragazzi, ma come anche gli adulti, spendono soldi veri per avere accesso a cose di fantasia, cose non vere. Perché quindi non potrebbe succedere la stessa cosa anche nei luoghi della cultura? Con la differenza però che in questo caso spenderesti soldi veri per avere accesso a cose concrete. Non sarebbe tutto più divertente e accattivante? Secondo me sì, e forse anche un po' più in linea con i tempi.